L'Atalanta vuole scrivere un'altra pagina di storia nella notte del Gavi Stadium dopo l'1-1 dell'andata. Atalanta e Olympique de Marseille si affrontano nella semifinale di ritorno di UEFA Europa League. I nerazzurri impongono fin dall'inizio il proprio gioco e vanno subito vicino al vantaggio. Sesto minuto, De Ketelaere raccoglie palla dopo la progressione di Kop Meiners. Ci vuole un grande Paul Lopez a deviare con le dita il pallone sul palo. Ancora De Ketelaere al sedicesimo, pallone per Scamacca, prova a girare verso la porta ma non c'entra lo specchio il numero 90. Atalanta ancora in avanti al 23esimo, sempre CDK appoggia per Kop Meiners, controllo e conclusione dell'olandese, tiro deviato, palla in angolo. Sugli sviluppi del corner un'altra palla gol clamorosa per l'Atalanta, Scamacca la traversa, gli dice di no, poi De Ketelaere sulla respinta, Paolo Lopez risponde presente. Il forcing dei nerazzurri porta i suoi frutti, al 30esimo palla di De Ketelaere per Lookman che fa tutto da solo, conclude, tiro deviato, finisce nell'angolino per l'1-0 dei nerazzurri. Secondo gol europeo per Lookman, il 27esimo da quando veste la maglia dell'Atalanta. Atalanta che non è sazia, la vuole chiudere un'altra occasione al 36esimo, ancora una volta attento Paolo Lopez su De Ketelaere. Il primo tempo termina 1-0, inizio ripresa al Marsiglia, la prima vera palla gol della sua partita. Mandiaghe spreca e manda fuori il pallonetto e come spesso accade nel calcio, gol sbagliato, gol subito. E che gol quello di Matteo Ruggeri al 52esimo dopo uno scambio con Lookman, il bergamasco la infila con il destro sotto l'incrocio dei pali per il 2-0. Atalanta ancora avanti all'80esimo, Kop Meiners libera il sinistro da fuori, altra bella parata di Paolo Lopez e nell'ultimo minuto di recupero c'è spazio e gloria anche per Erbil Altuğ che se ne va a Balerdi, infila sul secondo palo il gol del definitivo 3-0. L'Atalanta batte il Marsiglia e conquista la sua prima storica finale in una competizione europea, appuntamento il 22 di maggio a Dublino per Atalanta Bayer Leverkusen.